Illusion, illusion, illusions everywhere. Illusion, illusion, he's in everywhere. Illusion, illusion, illusions everywhere. Illusion, illusion, he's in everywhere. Buonasera a tutti, al pubblico di Voce e Coscienza. Quest'oggi con la seconda puntata di VEC, Voce e Coscienza at Home, andiamo direttamente a casa delle persone che fanno parte della nostra community o che comunque hanno una relazione con la nostra community, una relazione didattica, una relazione di ascolto, una relazione di interazione. E questa sera, dopo la prima puntata dedicata appunto alla musica, alla sperimentazione e alla ricerca, questa sera abbiamo una puntata molto particolare. E abbiamo un ospite molto particolare che utilizza la voce, potremmo dire, tanto in modo analogico, quindi rifacendosi a storie, rifacendosi a racconti e rifacendosi a tutto quel patrimonio che parla dell'antica conoscenza, che non vi nascondo, mi sta davvero tanto a cuore. Quindi non esiterei oltre, e perché questa sera abbiamo a At Home Andrea Pintimalli. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Ale, grazie, un piacere essere qui, grazie a te per l'invito. Crediamo. Eccolo. Sono di nuovo tornato, sono riapparso. Crediamo, per un momento. Crediamo che quello che fai sia veramente la base per apprendere in maniera nuova, quindi... È un po' come se per apprendere dovessimo tornare indietro, in un certo senso, no? Tornare, qualcuno direbbe le origini, qualcuno direbbe che dobbiamo tornare così tanto indietro, o meglio, andare così tanto avanti da poter tornare indietro. E, senti Andrea, allora, come sai, questo format è un format un po' particolare, è un'intervista performativa. Questa sera faremo un po' più di scambi, un po' più di palleggi, no? nel nostro campo virtuale. Quindi vorrei innanzitutto presentare chi sei, dire alle persone chi sei, perché tanti della community ti conoscono, perché insomma non sono nuovi a sentire quelli che tu stai mettendo in rete e che ti stanno chiedendo di mettere in rete. Io uso i tuoi podcast appunto su questi bellissimi racconti antichi e non solo, anche sul parallelismo con alcune grandi menti, alcuni grandi uomini, alcuni grandi esseri che sono stati delle boe, dei fari nel tempo passato e lo sono ancora oggi, no? Per citarne uno su tutti, visto che ricorre il suo anniversario, sono i 700 anni di Dante, su cui tu hai fatto un grande lavoro. Perciò io volevo presentarti come, vediamo un po', ti piace? Io credo che ti piace essere presentato come un ricercatore sia esteriore, perché poi questo sei, no? Dal punto di vista proprio pratico hai dedicato la tua vita alla ricerca, ma anche interiore. No? Mi piace questa cosa quando l'abbiamo condivisa, no? Mi piacerebbe anche che dessi qualche dettaglio in più, perché secondo me le persone si stanno incuriosendo adesso. Volentieri, racconto brevemente. Mi piace dire di essere un ricercatore in senso sia interiore che esteriore, perché dal punto di vista professionale mi muovo in ambito universitario. Ho una laurea in lingua e cultura araba, ho fatto un dottorato in storia delle religioni. È stato un modo, ed è un modo tuttora, per mettere insieme, armonizzare in qualche modo il dentro e il fuori, quindi quello che faccio come mestiere nella vita, come posizione sociale, con una ricerca interiore, e quindi avere occasione di approfondire un certo tipo di sapere, un certo tipo di tradizioni, che tra l'altro mi porta a conoscere queste storie bellissime che adesso mi sto divertendo tanto a riraccontare alla gente, proponendo delle letture un po' diverse, delle interpretazioni nuove, qualche collegamento inaspettato. Collegamento fra varie culture, tra l'altro, cioè perché tu spazi tantissimo e non solo, spazi fra il sacro e il profano, diciamo, no? Perché, come dicevamo prima, fra un poeta e un mistico, no? Questo rapporto che tu hai cercato, tra l'altro con un evento di grande successo qualche settimana fa, qualche mese fa, di rendere pubblico, di rendere manifesto.
E quindi che cosa, diciamo, che cosa, su che cosa hai portato nel tuo excursus, sia lavorativo e anche proprio poi personale, l'accento, no? Per arrivare a questo tipo di prodotti che stai in questo momento, tra l'altro, postando tanto a livello online. Sì, sto proponendo quest'idea, questo brand, Frammenti di consapevolezza, nel senso che è la ricerca, questi post, questi podcast che faccio vogliono essere proprio la ricerca di quei momenti all'interno della giornata in cui io posso avere un accesso, un momento maggiore di consapevolezza di me, avere un piccolo momento di risveglio, di insight nella mia giornata. Credo che sia poi questo il senso, in qualche modo i saperi, così come i racconti, sono tutti strumenti che mi servono a produrre uno stato interiore. Quindi io sto cercando una consapevolezza che poi si traduce nella pratica in una forma di felicità, di godimento del mio quotidiano, di godimento della vita. Allora, se ho degli strumenti per educarmi a questo, per sapere come interagire meglio con me e col mondo, posso autoeducarmi, posso essere educato, posso autoeducarmi a una maggiore consapevolezza che sarà poi una maggiore felicità e una migliore capacità di interagire con gli altri e col mondo. Sintetizzando alcuni universi in poche frasi, un po' è questo il tema. Hai fatto un condensato da Saturno fino alla Terra, perché per fare tutto quello che dici, veramente bisogna impegnarsi, come dici tu, in maniera piena in questa vita. Però, del resto, c'è qualcosa che abbiamo di meglio da fare? Non credo. Assolutamente no. Ma senti, mi hai fatto venire la curiosità adesso, non vedo l'ora di sentirti raccontare, perché so che sei un dicitore meraviglioso. Però dimmi, cosa mi stavi dicendo, cosa volevi dire? Volevo agganciarmi a quello che dicevi tu, proprio a proposito della vastità del tema, per dire perché proprio le narrazioni, perché i racconti. Perché i racconti hanno questo potere incredibile, in poche battute, in qualche minuto, di condensare universi. Quando tu ascolti un racconto, stai conoscendo un mondo, stai esplorando un mondo, e in immagini, no? In avvenimenti, in poche immagini, tantissime cose vengono veicolate. Puoi essere raggiunto da tanto, molto spesso puoi essere raggiunto da più consapevolezza e sapere in un breve racconto che magari in uno spesso volume di teorie e spiegazioni. E quindi il racconto ha proprio questa funzione di sintesi estrema che è importantissima. Come per esempio nei racconti dervisci, che ti ho sentito tanto raccontare, ti ho sentito molto intensamente raccontare, perché c'è tanta roba di quello. Sì, nella tradizione sufi c'è tantissimo, è veramente una prassi ricchissima, e ci sono racconti all'interno di quella stessa tradizione di tutti i tipi, no? Ti raccontavo dei racconti di Mullah Nasreddin, che vengono conosciuti a livello popolare come delle barzellette, perché i racconti di Nasreddin sono un ottimo esempio della possibilità di leggere una storia su più livelli. Tu puoi sentire la barzelletta, puoi accorgerti che c'è molto di più. Se vuoi te ne racconto uno al volo per entrare subito nel vivo. Guarda, sarò talmente tanto tutto orecchi che chiederò alla nostra meravigliosa regia tecnologica di lasciarti tutto lo spazio del racconto e poi rientro appena tu hai finito. Perfetto. Eccoci, allora, brevissimo racconto di Nasreddin, barzelletta o forse qualche cosa di più. Intanto bisogna aver presente il personaggio, perché Nasreddin è un mullah, forse vissuto veramente alla fine del XIII secolo in quella che oggi è la Turchia, ed è questa figura di personaggio piuttosto basso con un enorme turbante, un turbante gigantesco, che è un paradosso, perché nella società dell'epoca il turbante doveva indicare lo status sociale, o anche il sapere, il livello di conoscenza di un dotto. Lui ha un turbante sproporzionato, tanto da essere ridicolo, anziché onorifico, e nelle immagini spesso cavalca il suo asino al contrario.
ed è il protagonista di moltissimi racconti paradossali, dove la logica comune viene interrotta, viene invertita a volte. E in uno di questi racconti Nasreddin sta andando a dormire. È finita la giornata, sta andando a dormire, parla con la moglie e le dice: beh, domani, se piove, vado a raccogliere la legna. Se c'è il sole, vado nei campi. E la moglie gli dice: devi dire Inshallah. Inshallah vuol dire se Dio vuole, ed è un precetto. Un musulmano devoto deve dirlo sempre, perché dipende dalla volontà di Dio. Ma Nasreddin risponde: ma che Inshallah, Inshallah. Due possibilità ci sono, donna. Domani piove, vado in montagna, c'è il sole, vado nei campi. Discutono un po', alla fine la cosa resta così e se ne vanno a dormire. La mattina dopo Nasreddin si sveglia, si prepara per uscire, vede che piove e si dirige verso la montagna per fare legna. Ma mentre sta andando lungo il sentiero, lo incrocia un generale con un piccolo gruppetto di uomini a cavallo dell'esercito di Tamerlano, dice il racconto. E questo generale gli dice: tu che sei del posto, adesso conducici in questo tal villaggio. E lo fa camminare per ore e ore e ore per accompagnarli. Arrivati lì, fanno le loro cose e poi gli dicono: tu, portaci anche in quest'altro villaggio. E ancora per ore e ore Nasreddin è costretto a camminare sfinito. E la cosa va avanti così per tutto il giorno, finché alla fine Nasreddin riesce a tornare a casa solo a tarda notte, quando la moglie ormai sta dormendo, le porte e le finestre sono chiuse. Lui bussa, la moglie si affaccia dalla finestra in alto e chiede chi è, e lui risponde: Inshallah, sono io. Bellissimo, bellissimo racconto, Andrea. Grazie. Grazie, perché proprio con questi toni di voce, io adesso ti faccio proprio una piccola sottolineatura, con questi toni di voce molto sobri, si dà davvero tanto risalto a quello che è il contenuto, no? E subentra proprio, io credo, no? Prima quando parlavi di, diciamo che il racconto, l'analogia, eccetera, no? Io credo che in questo modo la nostra mente e la parte, quella parte del mondo mitico della nostra mente, si attivi di più, no? Che non eventualmente sentire un racconto molto elaborato. Te lo dico quasi a mio detrimento, no? Perché io lavoro in realtà su questo, ma molto, tantissimo ultimamente sento e percepisco che va nella direzione della sobrietà. Se volessimo fare un esempio, che ne so, canoro, mi piacerebbe citare Battiato, che ha svuotato negli anni la sua voce, no? per far emergere di più il contenuto, il costrutto, il messaggio filosofico, no? Messaggio artistico, no? Il messaggio, tutte quelle leggi che stanno dietro e che, come dicevi tu prima, agiscono in maniera sotterranea per farci capire delle cose. Molto bello questo racconto. Dici qualcosa di più di questo racconto, cioè dacci una... non possiamo perdere l'occasione di sfruttarti, ti sfruttiamo questa sera, ti utilizziamo, no? Dici qualcosa di più di questo racconto, della sua morale, potremmo dire. Certo, assolutamente. Intanto ti ringrazio per il parallelo notevole e riprendo anche un momento quello che dicevi, perché l'idea del mondo mitico, come lo chiama Patrizio Paoletti, no? Il mondo mitico è questa dimensione interiore dove ci sono anche poi i miei valori profondi, la mia immagine di ciò che posso essere, è proprio raggiunto dalle storie. Negli studi letterari si parla di... c'è un fenomeno che viene chiamato... sospensione dell'incredulità. Quando noi ci mettiamo davanti a un film e per un paio d'ore crediamo di essere tutti collegati ad una Matrix o che nella Terra di Mezzo gli elfi e gli hobbit compiano una serie di azioni, è un processo mentale specifico che sta avvenendo. La nostra mente sospende l'incredulità, cioè in qualche modo crea uno spazio di possibilità diverso, che non è uno spazio generico, è uno spazio dove ci devono essere delle regole, no? Perché, per esempio, la struttura del Signore degli Anelli è una struttura sofisticatissima,
molto precisa, non è vaga, non è genericamente fantasiosa, ha le sue leggi, è un mondo che deve avere la sua coerenza, e così è nelle storie, con più o meno grandi livelli di complessità. In questa storia di Nasreddin si può vedere la battuta che per un musulmano abituato alla frase di Inshallah sarà particolarmente familiare, una cosa quotidiana, ma si può anche essere raggiunti evidentemente da un livello ben più profondo, dove io mi posso interrogare su quanto sono padrone delle mie azioni, quanto il caso influisce su di me, quanto io sono capace di decidere, quanta consapevolezza quindi ho nel momento in cui Nasreddin si trova in un momento preciso della giornata. Sta andando a dormire, si sveglierà il giorno dopo. Questo è un momento importante, no? Nella tradizione si fanno le preghiere prima di andare a dormire. Perché è un momento in cui do degli input alla mia mente e mi preparo per il giorno dopo. Lui si sta preparando per il giorno dopo e la moglie gli sottolinea qualcosa di centrale. C'è qualcosa di più grande di te. Togliamo un attimo per un momento il linguaggio specifico di quella religione, di quella tradizione, e guardiamo il nucleo, quello che è universale. La moglie gli sta dicendo, se Dio vuole, se ciò che è più grande di te, se ciò su cui tu non puoi decidere, vorrà che tu faccia quello che hai pensato di fare. E quando poi Nasreddin vive sulla sua carne con una notevole fatica la verità di questa realtà, di non essere del tutto padrone di sé, lui arriva da un ulteriore shock all'ascoltatore, a chi sta sentendo la storia, perché alla fine lui fa un passaggio ulteriore di consapevolezza. E quindi non solo se Dio vuole che io faccia quello che penso di fare, ma se Dio vuole sono io, perché il mio stesso essere io, quindi la mia comprensione di me, la mia consapevolezza, ciò che chiamo io, capisco che quindi non dipende del tutto da me, non è qualche cosa di totalmente nelle mie mani, esiste una qualche dimensione superiore, racchiusa in questa formula, in questa tradizione, Inshallah, se Dio vuole. Meraviglioso, grazie per questo excursus. Adesso ti chiedo questa cosa importante. So che tu collabori con un istituto di neuroscienze, che conosciamo bene entrambi. E volevo chiederti quanto è importante l'apporto, appunto, dal punto di vista sia didattico ma anche di narrazione, quanto è importante avere un contributo scientifico, diciamo chiaro, quindi andare a vedere per esempio quale tipo di aree cerebrali sono interessate dal punto di vista, per esempio, del racconto, dell'attivazione che può fare il racconto. Quindi quanto è importante utilizzare tutto questo e come per esempio lo utilizzi, perché mi ha incuriosito tantissimo, no? Ti dicevo, lo conosco questo istituto, ma mi piacerebbe approfondire e credo che anche tanti di quelli della community vorrebbero sapere come si mettono insieme, come si armonizzano, per usare una parola chiave, queste due parti. Certo. Allora, queste due parti devono essere armonizzate. Non lo dico io, ormai lo dicono menti eccellenti in tutto il mondo. Noi abbiamo una grande necessità in questo tempo storico di rimettere insieme i saperi, di in qualche modo far colloquiare quelle che fino ad oggi sono state, in inglese vengono chiamate le hard science e le soft science, no? Le scienze umane, le scienze dure, che in italiano suona terribilmente, ma l'espressione è quella. E le neuroscienze rappresentano in gran parte proprio questa opportunità di essere un ponte tra quello che è quindi il mondo dell'esperienza soggettiva, che viene così, che è così ricco e che ha una tradizione così importante, e il riscontro oggettivo quantitativo che mi viene invece dall'immagine con i macchinari, perché poi quello che fa la differenza lì è veramente il macchinario, cioè gli enormi progressi che hanno fatto le neuroscienze negli ultimi decenni sono dovuti al fatto che abbiamo creato delle macchine che oggi ci consentono di guardare una serie di cose, quali aree si attivano, quale tipo di elettricità, attività elettrica in quale area, con quale tipo di connessione, in quale momento e così via.
quindi è importantissimo poi poter riconnettere, mettere insieme queste cose, quindi capire che in gran parte siamo una macchina, cioè funzioniamo in un certo modo, questa struttura ha le sue leggi di funzionamento, ma che esiste anche una conoscenza empirica di questa struttura che ha secoli di storia, da molto prima che noi potessimo entrare a guardare con un EEG, con un fMRI, come funziona il cervello, perché empiricamente molte cose nella verifica della quotidianità, dell'esperienza, sono state scoperte, sono state anzi sperimentate e coltivate per secoli. Questi racconti, alcuni dei racconti di cui parliamo, hanno migliaia d'anni, che vuol dire che sono stati messi alla prova dell'esperienza. Sono strumenti didattici che sono stati sperimentati da tante, tante, tante persone per un lunghissimo tempo. E contengono molti segreti su come funzioniamo, da scoprire man mano. Oggi, volendo fare un piccolo approfondimento più specifico, le neuroscienze si concentrano soprattutto sulle pratiche meditative, le pratiche contemplative in generale vengono chiamate nel settore. E quindi lì c'è una concentrazione molto particolare, anche citando delle cose molto interessanti, sull'ascolto del silenzio, no? Si è visto che esistono dei circuiti specifici dedicati all'ascolto del silenzio che non sono gli stessi che si attivano quando ascoltiamo qualsiasi genere di suono. E quindi questo porta un'indagine molto interessante su che cos'è il suono, su che cos'è il silenzio, su cosa può produrre, no? Che poi è ciò di cui tu ti occupi, di cui si occupa Certo. questa community. Poi tu, cioè, nel senso, stai dicendo questo non da teorico, perché so che sei un praticante da quasi 20 anni, no? E questo, diciamo che questa passione ci accomuna, mettiamola giù così. Però tu l'hai praticata non soltanto come la potrebbe praticare un monaco, ma anche con il rigore della logica lineare che potrebbe avere un neuroscienziato. E oltretutto sottolineo quello che tu hai detto perché molti formatori pop, adesso tu prima citavi Patrizio Pauletti, ma potremmo citare anche Joe Dispenza e anche altri che magari in questo momento non ci vengono in mente, che Roy Martina, che utilizzano tantissimo gli studi, alcuni in maniera veramente molto forte, molto penetrante, per farti capire che cosa accade quando tu riesci, però come ci riesci con la pratica, ad abbassare i livelli di, diciamo, di sollecitazione, di funzionamento, di frequenza della nostra mente. Poi ti chiedo, posso chiederti una cosa invece mia personale, perché adesso mi hai sollecitato, no? Andiamo un po', facciamo un attimo, diciamo, di richieste tipo jukebox, no? Direbbe Battiato. Allora, a me piacerebbe sentirti raccontare tantissimo, no? Visto che parlavi di tradizioni millenarie, no? È vero che i sufi hanno una tradizione di migliaia di anni, però se vogliamo andare davvero a pescare una tradizione che ha davvero svariate migliaia di anni, andiamo sulla tradizione hindu, no? Sulle tradizioni antiche. Mi piacerebbe da te sentire un racconto così, en passant, se ne hai voglia. Ti lascio anche il campo libero, scompaio ancora per un attimo. Vado con quel racconto che ci piace. Allora, Ale scherzava su un racconto che fa parte del Mahabharata. Brevissima introduzione storica. Il Mahabharata è uno dei due grandi poemi epici della tradizione del subcontinente indiano. Sono il Mahabharata e il Ramayana. Mahabharata, alla lettera del titolo, vuol dire, traducendo in maniera interpretativa, la grande storia poetica dell'umanità, perché racconta appunto in maniera mitica della storia dell'umanità, in particolare concentrandosi su una famiglia, su due gruppi di cugini che si contendono il trono. No? C'è sempre un regno, c'è sempre un trono. Mahabharata è una storia antica, è stato messo per iscritto, non sappiamo esattamente quando, forse intorno al IV secolo d.C., forse prima, perché con le cose del subcontinente indiano la datazione è sempre difficile.
perché c'è poco interesse per la storia come anni che passano. C'è una concezione del tempo e della storia ciclica, molto diversa da quella occidentale. E in questo poema meraviglioso, che si compone di 18 libri, il più famoso nel mondo è il tredicesimo, il libro che si chiama, che è conosciuto come la Bhagavad Gita, il canto del Beato. Allora, il Mahabharata racconta di questi cugini che si contendono il trono. Da una parte ci sono i Pandavas, e i Pandavas sono figli di dei, sono nati invocando delle divinità, e sono cinque fratelli. Il più grande di loro, che è il protagonista del racconto che condividiamo questa sera, si chiama Yudhishthira. E Yudhishthira è il figlio di Dharma. Dharma è una parola carica, pregna di un'enorme quantità di significato, che può andare da legge a ordine a governo del mondo. Ma Sanatana Dharma è anche la via, è il percorso di conoscenza e di realizzazione di sé. Allora, Yudhishthira è il più grande di questi fratelli, i Panda, e lui è figlio di Dharma. Quindi gli spetterebbe il trono. Dall'altra parte però ci sono i suoi cugini, i Kuravas. I Kuravas sono figli dello zio di Yudhishthira, che si chiama Dhritarashtra, ed è un re cieco, un re nato cieco, che dà il potere ai propri figli, ai Kuravas, e non concede il regno ai Pandavas, che sarebbero gli eredi legittimi. Allora, Yudhishthira non va a reclamare questo trono che pure gli spetterebbe. Lui è il primogenito, il figlio di Dharma, ma non reclama il trono. Fino a che un giorno va a trovarlo Krishna. Krishna è una figura straordinaria, anche lui è un dio uomo. E Krishna va a trovare Yudhishthira e gli altri Pandavas e gli dice che la terra geme, che la terra sta soffrendo perché è calpestata da uomini arroganti e che perciò lui ha mandato tra la folla, tra le persone, degli emissari con enormi orecchie perché potessero ascoltare di che cosa c'è veramente bisogno. E questi emissari hanno riferito a Krishna che ciò che il mondo vuole è un re giusto, un re pacifico. Allora Yudhishthira capisce bene di essere chiamato in causa e chiede a Krishna: ma sono forse io questo re? E Krishna gli dice: certo che sei tu, chi altro può essere? Yudhishthira dice: ma com'è possibile questo? Perché seppure io so che il trono è mio, io so anche che nel momento in cui andrò a reclamarlo, creerò conflitto, creerò una battaglia con il mio stesso sangue, con la mia stessa carne, con i miei cugini. Quindi come posso io essere un re giusto? E Krishna gli risponde: resisti a ciò che resiste in te, diventa te stesso. E gli dice che nei momenti della crisi il male non si presenta mai come male, le cose si confondono e ciò che sarebbe buono sembra cattivo e ciò che sembra pacifico è in realtà fonte di guerra. E lo sollecita invece ad andare a reclamare il suo trono. E Yudhishthira va da Dhritarashtra, il re cieco, e gli chiede di avere il trono che gli spetta. Dhritarashtra però non gli concede il trono per intero, non gli concede il regno. Dhritarashtra gli concede un piccolo territorio paludoso e malmesso. E Yudhishthira capisce che quella è la sua opportunità, in ogni caso. Prende quel territorio, bonifica le paludi e si allea con Maya, il dio dell'illusione. Grazie a questa alleanza, grazie a questa protezione di Maya, costruisce nel suo piccolo regno bonificato e ormai rigoglioso un palazzo con delle proprietà speciali.
Grazie a Maya, tutto quello che viene pensato dentro quel palazzo diventa realtà. Il pensiero si concretizza. Ciò che io desidero e immagino diviene nel regno, nel palazzo, nel luogo del potere di Yudhishthira, una realtà concreta. Meraviglioso. Non ti nascondo che avevo letto il post su Facebook che tu avevi fatto, che derivava appunto da un altro tuo lavoro sempre online, e lo avevo trovato stupendo. E mi aveva colpito molto di questo racconto, e adesso il fatto che tu lo abbia raccontato ancora me l'ha sottolineato, quanto ci sia attinenza, afferenza fra le diverse religioni, no? Perché tanto che lo raccontavi e che si parlava di tutte queste genealogie, no? Figli, cugini, no? Molto specificamente, diciamo, localizzate, no? Mi veniva in mente la cultura ebraica, no? dove ci sono queste genealogie, quindi questa importanza di capire da dove veniamo, no? Che potremmo dire con un linguaggio induista, che è comunque un'illusione, perché tornare indietro e capire da dove veniamo fisicamente è solo un segmento, direbbero alcuni, no? Cioè della nostra storia, è solo un frammento della nostra storia. Quindi molto bella questa cosa che... Questo racconto, e anche l'altro, il discorso della cecità, no? Il discorso della cecità, il discorso di questi sensi super amplificati. Bello, bello, bello. Ma raccontaci qualcosa, analizzaci questo racconto, illuminaci, perché da questo punto di vista ne abbiamo tanto bisogno di questo punto di vista particolare che tu ci porti. Sì, intanto coglievi delle cose importantissime. Io penso che è una grande e semplice chiave di lettura che svela tantissimo dei racconti sapienziali, chiamiamoli così. Comprendere che tutti i personaggi, quindi tutto quello che si muove all'interno del racconto, può essere letto come tutte le parti di un unico individuo. Cioè io posso leggere il racconto pensando che tutti i personaggi mi parlano di me, sono tutte parti di me stesso. E qui quello che dicevi a proposito delle genealogie, delle famiglie, diventa particolarmente importante, come poi in questo racconto del Mahabharata, perché rappresenta il processo interiore che deve avvenire. Quando io intraprendo un cammino per la consapevolezza, per diventare maggiormente consapevole e padrone di me, interiormente innesco un conflitto, perché... È molto importante da capire, io non sono uno ma sono molteplici, per questo i personaggi mi rappresentano, in me si muovono cose diverse, uno nessuno e centomila per dirla con Pirandello piuttosto che in altro modo. Quindi Yudhishthira sta rappresentando proprio quel momento in cui una parte di me ha consapevolezza, quella parte che è figlia del Dharma, quella parte che sa... come funziona, capisce, intuisce come funzionano le cose, come potrei fare meglio, come potrei essere meglio, come potrei creare un regno di pace. Ma quella parte di me sa anche che creerà un conflitto con delle parti di me che invece questo non lo desiderano, con tutto quello che in me può essere pigrizia, attaccamento a vecchie memorie, cose che fatico a lasciare andare quando invece sono ormai storia passata e non ha più senso tenerle attaccate a me, e così via. Quindi Yudhishthira ci dice che il re è cieco, cioè che io parto da una situazione, quando inizio il mio percorso io posso partire da una situazione in cui non posso aspirare direttamente al massimo, non posso illuminarmi dall'oggi al domani, ma posso avere un regno interiore, no? All'inizio è un piccolo regno, che io posso però bonificare se io creo un luogo. Per esempio la pratica meditativa in questo è eccezionale, perché quando io pratico, man mano, se pratico in maniera continuativa, se mi sottometto a quella disciplina che la meditazione vuole, creo uno spazio interiore, e creo uno spazio dove io ho una libertà interiore.
E questa libertà, come il piccolo regno di Yudhishthira, poi mi consente di avere maggiore padronanza sul mio pensiero. Mi consente di fare un'alleanza con Maya, cioè passare dall'illusione, da Maya come illusione, alla capacità di utilizzare il pensiero in maniera creativa. Cioè, anziché nella pratica immaginare che domani farò e mi inventerò chissà che cosa, cominciare oggi a usare la mia creatività, avere progetti, realizzare cose, realizzare iniziative come questa community, come questo che è frutto di un pensiero creativo, di un'ispirazione. No? E quindi io all'inizio, forse non cambierò il mondo domani, forse non mi sveglierò domani alla realtà assoluta, ma posso avere un regno interiore in cui ho potere su di me e questo mi dà maggiore potere di realizzare cose interessanti nel mondo. Questo è quello che leggo in questo racconto, c'è sicuramente moltissimo di più. Guarda, meraviglioso. Poi, tra l'altro, il fatto di che mi colpisce moltissimo rispetto a questo quadro, no? Di bonifica le paludi attraverso Maya. Mi colpisce tantissimo il fatto che questo sia talmente attuale, no? Perché si parla adesso tanto di come i geni non siano tanto influenzati, almeno secondo alcune tradizioni di lavoro interiore e di meditazione, siano tanto influenzati dall'ambiente esterno, no? Ma se tu diventi più forte dell'ambiente esterno, quindi ti allei con Maya, come dicevi tu un attimo fa, porti al tuo stellico con Maya, alcuni direbbero utilizzi le zone prefrontali con maggiore forza, no? Con maggiore cognizione di causa, nel senso che dovrebbero essere quello che ci distingue da tutti gli altri esseri su questo pianeta, no? In maniera massiva. Ed è molto bello che la prefigurazione sia centrale anche in questi testi, che ce ne parlano, come dicevi tu, in termini analogici. Come Andrea, tutti gli altri testi, e qua voglio inserire questa cosa perché ci tengo particolarmente, tu sei stato curatore di tanti testi per la collana dei percorsi mistici della 3P. E tutti questi testi, adesso tu citavi alcune tradizioni, per esempio, qui ne ho uno che mi era piaciuto così tanto che addirittura avevo pensato proprio di parlarne in pubblico di questo testo, che era, adesso non si vede, era Estinguere il dolore, di Buddha. No? Un libro veramente di pochissime pagine, 200 pagine, nel quale ci sono distillati tantissimi insegnamenti del Buddha, tantissime cose che riguardano il Buddha. Anche Buddha ha avuto un ruolo veramente centrale, no? nello sviluppo, direi, di tutte le civiltà e di tutto il pensiero posteriore a lui stesso. E, vuoi magari parlarci o raccontarci qualcosa su Buddha? Sarebbe bello, mi piacerebbe tanto. Io, guarda, perdonami, sono senza vergogna, però mi piace, no? Sfruttiamo l'occasione. Figurati, a me piace moltissimo, anzi. Allora ti lascio ancora e ti faccio. E poi parliamo ancora, mi dici un po' questi percorsi mistici, un paio di cose che mi interessa particolarmente che sia risaputo, che sia notorio. Ok, a te. Ma volentieri. Allora prendo ancora la scena per un ultimo racconto. Faccio una versione sintetica di quello che è proprio uno dei capitoli del testo che citava Ale. Estinguere il dolore, è un discorso del Buddha. È un discorso del Buddha che viene ricordato come il discorso di Malunkyaputta, che è il nome della persona con cui il Buddha parla. Ed è un discorso molto importante per capire a che cosa serve il sapere. Se è poi così importante sapere tante cose o sapere quelle giuste. O addirittura chiedersi che cos'è davvero il sapere. Perché Malunkyaputta è un discepolo del Buddha che ad un certo punto si blocca, ha un arresto nel suo percorso. Cioè comincia a riflettere su alcune questioni di grandissima portata, su il Buddha è eterno o non è eterno, il mondo è eterno o non è eterno. C'è una vita dopo e come la affronterò? E l'universo è stato creato o increato?
e via dicendo, una serie di questioni filosofiche molto astratte, molto importanti, ma molto distanti dalla quotidianità. E Manunkia Putta però si decide, dice, io ho bisogno di sapere queste cose, adesso vado dal Buddha e finché lui non me le spiega, io non pratico, io non faccio più la mia pratica meditativa. Quindi va dal Buddha, gli pone tutti i suoi quesiti sulla natura del Buddha stesso, sull'universo, sulla realtà, e il Buddha gli dice, oh Manunkia Putta, tu sei come un uomo che sia stato trafitto sul campo di battaglia da una freccia e mentre è lì per terra sanguinante, anziché curarsi, anziché fare ciò di cui ha veramente bisogno, continua a fare domande del tipo, ma l'arciere che mi ha colpito era biondo o era bruno? E l'armatura che indossava era di rame o era d'argento? E la freccia che mi ha colpito era di legno di frassino o era di legno di faggio? E così via. Fino a che Manunkia Putta coglie il senso di quello che gli sta dicendo il Buddha, di qual è la priorità di cui deve occuparsi, e quindi torna alla sua pratica quotidiana. Wow. Il Buddha aveva un certo senso dell'umorismo, poi bisogna riconoscerlo. E anche un senso della sinteticità. Cioè, se poi li correliamo al racconto indù che hai fatto un attimo fa, cioè si nota proprio quanto abbia distillato in maniera condensata quel tipo di sapere. Probabilmente per le menti di quel tipo di uomo, ma direi che è un pensiero contemporaneo, un pensiero che oggigiorno viene avvicinato anche in questo caso alle neuroscienze, ci sono fior di studi in questa direzione. Andrea, io non so come ringraziarti per queste prime tre perle, speriamo che ci sia un'altra possibilità di rivederci e di entrare in contatto con questo tipo di racconti, con questo tipo di energia, no? Che rende... È bello perché rende densa, viva l'aria che respiriamo e il suono che ascoltiamo e ci riempie di vita in un certo senso. Ancora un attimo una cosa ti volevo chiedere, giusto per specificarla. Percorsi mistici. Uh-huh. Una collana di grandissimo successo. Io ti ho conosciuto la tua professionalità, il tuo lavoro, proprio perché tu ne sei stato curatore. Di questa collana. E la domanda che probabilmente si fanno le persone è sì, che cosa sono i percorsi mistici? Ma al di là di questo, a cui abbiamo in un certo senso già dato la risposta, il come agiscono, ma il perché i percorsi mistici? Perché l'uomo moderno ha bisogno, l'uomo moderno che tu hai definito molteplice, frammentato poco fa, no? Come l'uomo antico, immagino, perché diciamo che cambiano le forme, ma l'uomo deve andare a ricomporsi, a ricongiungersi in un certo senso con se stesso. E quindi la domanda, abbiamo affrontato il cosa, abbiamo affrontato il come, adesso io vorrei chiederti perché c'è bisogno dei percorsi mistici e come vedi in questo momento questo tipo di forma in questo nostro presente. Assolutamente sì, domanda bellissima tra l'altro, sai che è quello che proprio mi sta a cuore. Detto in una parola, noi abbiamo un enorme bisogno di educarci alla consapevolezza. Abbiamo strutture educative che semplicemente appartengono a un altro tempo e che l'educazione istituzionale si sta adesso avvicinando ad alcuni dei concetti degli strumenti, dei metodi, delle teorie che riguardano l'educazione alla consapevolezza, lo sviluppo della consapevolezza, dell'intelligenza emotiva, di qualità interiori. Le istituzioni scolastiche di oggi ci si stanno avvicinando ora, mentre c'è un sapere millenario, come dicevi tu, oggi il buddismo dialoga tantissimo, le varie forme di buddismo, non voglio farla complicata, ma
alcune forme di buddismo dialogano moltissimo con la scienza, dialogano tantissimo con le neuroscienze, con la psicologia, perché il buddismo ha una sua tradizione psicologica con 2500 anni di storia, che ha tanto da dire, sa tanto di come funziona il mondo interiore. Per certi versi la psicologia moderna occidentale si può far risalire a fine 800, primi del 900. Wundt è il primo a definirsi uno psicologo. Stiamo parlando di 100 anni di storia, contro 2500. C'è tantissimo che noi possiamo sapere, e in qualche modo, come ricercatori del terzo millennio, siamo facilitati in questo tempo in cui le ideologie sono crollate, in cui moltissimo si è relativizzato. Noi oggi con grande facilità prendiamo in mano testi diversi. La collana Percorsi Mistici è una collana di 8 volumi che vuole rappresentare questo, no? Quindi sceglie dei testi più o meno classici, rappresentativi di una tradizione, e segue un percorso. Sono un testo buddista, un testo ebraico, un testo cristiano, un testo islamico, e poi di nuovo lo stesso ciclo. Proprio perché oggi noi ci possiamo avvantaggiare in maniera semplice e diretta di tutto questo materiale, di tutta questa ricchezza. C'è tantissimo quando uno legge La nube della non conoscenza. È un testo del XIV secolo che fa invidia tranquillamente ai pennellisti moderni o a una buona parte anche di alcuni formatori che citavamo adesso. C'è una conoscenza della mente umana, di come funziona, di come educarsi appunto interiormente, no? Diventare consapevoli di alcuni meccanismi e di come migliorarci, di come potenziarli. Questo è un aspetto poi importantissimo. Una buona parte della psicologia contemporanea si concentra solo su come siamo. Le tradizioni spirituali in gran parte guardano a come l'uomo potrebbe divenire. Se che si trattava di realizzare dei modelli. Nella cristianità c'è la santità, c'è l'idea del santo. Ma il santo è un modello, è un'idea di uomo che prima di venire fraintesa, distorta e quant'altro, all'origine è un'idea di uomo che esprime il meglio di se stesso, che si sviluppa e realizza qualche cosa di più. È la stessa idea di modello, di uomo eccellente, interiormente sviluppato. Noi la troviamo con i Bodhisattva e gli Arhat nella tradizione buddista, piuttosto che appunto con i Sufi. C'è questo termine bellissimo nella tradizione Sufi, gli amici di Dio. I santi sono gli amici o gli alleati di Dio. E via dicendo, no? Quindi c'è una forma di pedagogia della consapevolezza ricchissima, tutta da riprendere e attualizzare. Per cui noi poi nei testi prendiamo, per esempio, Estinguere il dolore, che tu citavi prima, un'introduzione che fa una serie di connessioni tra gli studi contemporanei sull'intelligenza emotiva, quindi qualcosa di assolutamente attuale, in gran parte neuroscientifico, e la tradizione millenaria del Buddha. Quindi abbiamo lavorato proprio su questo, su mettere insieme, tornando anche a quello che dicevi proprio all'inizio di questo incontro, su mettere insieme i saperi diversi per sviluppare il meglio dell'essere umano. Sì, ricordo studi, addirittura un ospedale italiano citato per il lavoro che la meditazione fa anche in ambito oncologico, no? Ma potremmo anche avvicinarci di più anche ancora ai giorni nostri, perché questo studio in questo ospedale era di qualche anno fa. Sono aperti degli studi in questo momento per vedere quanto un certo tipo di meditazione riesca ad aiutare le persone a sviluppare le sue difese immunitarie, o quantomeno a non renderle deficitarie, perché un pensiero che porta verso la dispersione, un'emozione negativa, ci fa disperdere energia. Quindi, cioè, utilizzando un pensiero buddista per logica lineare, ci direbbe: beh, allora è meglio non esprimere emozioni, cercare di non esprimere emozioni negative, è meglio utilizzare un pensiero orientato, no? Quindi Maya, cioè allearci con Maya. Andrea, grazie per questa meravigliosa boccata di aria. Grazie a te. Ti chiedo un ultimo pensiero. Con cosa vorresti finire questa intervista? Se tu volessi dare il tuo miglior buon augurio alle persone della nostra community, e non solo, perché poi questa intervista andrà in sharing
su diverse piattaforme. Cosa diresti alle persone? Hai parlato non l'uomo così com'è, ma l'uomo come può diventare. Quindi mi hai stimolato, ho detto dacci una benedizione, quasi, non ecumenica, ma dacci una benedizione da studioso, così almeno da studioso anche neuroscienziato, neuroscientifico. Allora, se posso dare una benedizione, nel senso di dire bene qualche cosa, io inviterei proprio a autoeducarsi, a fare un lavoro su di sé per la consapevolezza, perché siamo molto di più, siamo sempre di più di quello che crediamo di essere, gli strumenti esistono, i percorsi esistono e ci sono cose di una qualità molto alta. È possibile fare un lavoro pratico, concreto, che migliora tanto il quotidiano se noi facciamo questo atto di spostare lo sguardo, no? Di rivolgere l'attenzione verso l'interno, quindi di dedicarci di più al nostro mondo interiore e capire che ha le sue leggi, il suo processo di sviluppo possibile. Grazie Andrea. Metteremo i tuoi riferimenti per tutte le persone che ti vogliono contattare, per quelli della community che ti hanno conosciuto questa sera e per quelli che già ti conoscono o ti avevano conosciuto per il tuo lavoro, la tua professionalità, le tue opere. Ti ringrazio ancora tanto, è stata una chiacchierata meravigliosa, sei stato un raccontastorie, uno storyteller, mettiamo, se vogliamo usare un termine moderno, insuperabile questa sera. Grazie di tutto da At Home e ci vediamo. Speriamo in un prossimo futuro anche con il nostro format. Volentieri, grazie ancora, è stato un grandissimo piacere. Grazie. A presto. Ciao. A presto.